Presidente Serracchiani, oggi la presentazione della candidatura a Trieste, capitale della scienza del 2020, uno sforzo corale che lei ha sottolineato nel suo intervento e che la Regione appoggia. Sì, è una cornice davvero particolare questa, siamo riusciti a mettere insieme tutta la città, il nostro sistema delle università, della ricerca, dell'alta formazione, tanti privati, le nostre aziende più importanti, insomma c'è stata veramente dietro a questa candidatura la sensazione di essere di fronte ad una missione collettiva, con tutte le istituzioni assolutamente allineate, con la possibilità che ha avuto la Regione di coinvolgere direttamente il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dei beni culturali, il Ministero degli Affari Esteri, quindi importante perché c'è un appoggio totale di tutta la filiera e noi auspichiamo che il 29 giugno nell'audizione che si terrà a Strasburgo la candidatura sia una candidatura vincente. Una delle armi vincenti collaterali potrebbe essere il fatto che a Trieste ospiterà il vertice G7 dei Balcani. Sì, uno dei punti fondamentali che cercava di ottenere la Commissione quando ha lanciato la candidatura della città della scienza e che in qualche modo ha supportato Trieste fin dal primo momento è stato quello di guardare con grande attenzione ai Balcani e ovviamente il fatto che il 12 luglio si tenga uno dei più importanti vertici degli ultimi decenni proprio a Trieste, il cosiddetto vertice dei Western Balkans, alla presenza di tutti i primi ministri dei Balcani ma anche dei paesi europei più importanti, Francia, Germania, credo che qualifichi la città, qualifica la piattaforma culturale e anche diplomatica che è diventata la Regione Friuli Venezia Giulia e che in qualche modo dia più forza alla candidatura di Trieste Città della Scienza proprio perché guarda con grande attenzione all'est, al centro Europa, in particolare ai Balcani.